Nato a Siena il 20 agosto del 1953, laureato in ingegneria biomedica presso il Politecnico di Milano, Fabrizio Landi ha una lunga esperienza nel settore delle scienze della vita. Dal 2014 è presidente della Fondazione Toscana Life Science di Siena ed è membro del Comitato di Indirizzo del Distretto Toscano Scienze della Vita. Nel sistema Confindustriale è membro della Giunta e presidente della sezione farmaceutica di Confindustria Firenze, membro del Comitato di Presidenza di Confindustria Toscana Sud, con delega all'innovazione e da luglio 2019 presidente di Reti Impresa. Da poco è stato designato anche presidente di Confindustria Toscana Sud, sezione Siena, ed è proprio a Confindustria che siamo andati a trovare. Buongiorno. Buongiorno. Intanto le chiedo come va, visto che sono giorni molto intensi. Ma direi che, come sempre, bisogna vedere, siamo in una fase della vita in cui tutto è mezzo pieno, mezzo vuoto. Quindi ci sono, da tutti i punti di vista, cose molto positive che stanno procedendo in un scenario che ovviamente è complicato. Questo vale sia per gli aspetti economici, ma anche per gli aspetti evidentemente sociali. Proprio ieri sera discutevo con qualcuno che stava per andare in una importante trasmissione televisiva. Ieri sera si discuteva appunto rispetto alla polemica in questi giorni, quanto chiudiamo, quanto apriamo, eccetera, che alla fine il tema che rimane quello del buon senso, no? Nel senso che se uno, noi ormai abbiamo dei modelli di chi ha fatto le cose giuste che si vedono, nel senso che chi ha fatto le cose giuste perché al momento giusto l'estate scorsa ha fatto delle scelte di un certo tipo, quindi ad esempio oggi ai vaccini in quantità, vediamo già la differenza, perché è chiaro che la differenza la fanno i vaccini, e in attesa della copertura vaccinale, che ogni settimana comunque va meglio, è chiaro che dobbiamo ancora trovare un equilibrio fra le esigenze di ridare fiato al movimento delle persone, agli effetti economici di questo, e l'esigenza di utilizzare l'arma della limitazione dei contagi come sistema di protezione. Ci vuole buon senso, bisogna evitare le guerre di religione, quello che succede in questo periodo, purtroppo spesso in televisione si scatenano queste risse, certo, quasi da stadio, no? Che il problema è dato che dietro c'è una vita delle persone, sia la vita fisica di chi non ce l'ha fatta, sia la vita economica e sociale di tante persone, bisogna avere buon senso, non spaventare le persone e cose del genere. Poi parleremo di attualità, ma prima ci può portare indietro negli anni. Classe 1953, si laurea a Milano. Sono nato a Siena, anche se il mio accento, se il suo accento può ingannare. Ecco, che studente era? Che ricordi ha di quegli anni? Spiego la storia dell'accento perché, prego, essendo un senese di nascita doc, e poi sono sempre rimasto molto legato alla città, venivo tutte le estati da bambino con la mia famiglia per il Palio, quindi io sono nato a Siena, mio papà era un ufficiale di carriera e comandava la caserma. Quindi negli anni 50, a un certo punto, come tutti gli ufficiali, per la sua carriera si spostò in Lombardia. Quindi sono cresciuto in Lombardia, ho studiato a Milano e quindi ecco. Ecco perché l'accento. Perché alla fine l'accento non piglia a scuola. E quindi io sono andato via da Siena, avevo 5 anni e tecnicamente sono tornato via in provincia di Siena nel 2005. Quindi per molti anni non ci sono stato, salvo venirci appunto d'estate. E degli anni milanesi, quindi che ricordiamo? Ricordo molto distante, è vero che proprio ieri ho fatto un'intervista, mi hanno intervistato per il capitolo di un libro che si chiama Ripensare Milano, perché hanno deciso che, comunque, avendo fatto l'università a Milano, sono andato al Politecnico in bioingegneria, avendo lavorato per anni a Milano, gli faceva piacere a questo gruppo di scrittori che sta realizzando questo libro, che è una sorta di scenario, la Milano che vorremmo nel 2030. E quindi mi hanno intervistato. Quindi almeno qualche milanese doc ha deciso che comunque la mia componente milanese è stata importante, perché, ripeto, ho fatto l'università, durante l'università ci ho abitato, ho lavorato i primi anni a Milano per poi spostarmi a lavorare a Genova e ho un ricordo molto interessante, anche perché in quel momento Milano non è sempre stata al top, diciamo, in Italia. In quel momento, cioè negli anni 70 e anni 80, Milano era probabilmente veramente la città al top, nonostante la problematica, ovviamente, le vicende sociali, il periodo del terrorismo. Poi c'è stata una fase decadente in cui ad esempio Roma ha molto recuperato, la Roma del sindaco Rutelli, che ha fatto grandi passi in avanti e che ha coinciso con un cambiamento, io non do giudizi politici, ma diciamo di un gruppo di sindaci a Milano che non ha dato il meglio di sé. E dopodiché Milano ha sofferto, e devo dire però che negli ultimi anni, dall'Expo in poi, c'è stato un recupero importante. Oggi sicuramente Milano è una città, è una delle 4-5 città europee che vale,
Anche se, come sempre, non è detto che tutto sia giusto. Io proprio in questo libro sul futuro di Milano discuto di questo disastro che Milano e Lombardia hanno dimostrato di fronte alla pandemia, che uno dice com'è il simbolo, no? Certo. Qualunque persona in Italia che si ammala di certe cose pensa: dove vado a farmi un consulto? Vado a Milano. E perché ha dato il peggio di sé? Perché ha dato il peggio di sé perché il modello che in Lombardia e Milano è stato ipotizzato sulla sanità, il cosiddetto modello basato sull'ospedale, no? Cioè tutto si fa in ospedale, che funziona molto bene se parliamo di certe, di quelle che erano le malattie che sembravano prevalenti, le malattie cosiddette degenerative. Noi come esseri umani abbiamo dei limiti, più invecchiamo grazie alla medicina, più siamo soggetti a malattie che da giovani non ti vengono. Pensiamo alle malattie cardiovascolari, alle malattie oncologiche, alle malattie neurologiche, no? Alzheimer. Fino a 30 anni fa l'Alzheimer era sconosciuto, perché l'Alzheimer, a quando la vita media era 60 anni, cioè le tipiche medie erano 60 anni, respite di vita è 85 anni, è chiaro che è l'Alzheimer. Ecco, questo modello va bene centrare in ospedale. E invece la pandemia ha bisogno di medicina territoriale, la pandemia ha bisogno dei medici di famiglia, ha bisogno del filtro, ha bisogno che la gente sia curata a casa. E ce ne siamo accorti poi. E la struttura sanitaria, che più di tutti in Italia aveva spuntato sull'ospedale, dicendo facciamo grandi ospedali, molto belli, molto efficacianti, e ovviamente le risorse erano quelle, quindi questo è stato fatto a scapito di una riduzione della medicina territoriale. Questo è un po' un dibattito che c'è in tutto il paese, noi dobbiamo ripensare questi aspetti della medicina. Ecco, questo è un intervento che le ha fatto su un libro che si chiama La Milano nel 2030. Milano che verrà, sono di cosa che sta per ecco, uscire. E se ci fosse un libro sulla Siena nel 2030, lei che se ne si immagina? Allora, per assurdo, Siena è molto più facile capirlo, perché Siena si è molto dibattuta, ripeto, io sono tornato a vivere, io abito a San Gimignano, nel territorio senese, nel 2005, che però, diciamo, il mio, per i primi anni io stavo solo, non avevo rapporti al di là amici. È nel 2014-15 quando la presidente Manzi della Fondazione Monte dei Paschi mi chiede di occuparmi di TLS, che ovviamente ricomincio a venire a Siena, perché ovviamente TLS allora era una cosa un po' più piccola di oggi, e quindi rientro. E chiaramente è la Siena all'interno del grande dramma della crisi della banca, che si dibatte su un modello che aveva sviluppato, che aveva fatto sì, e ricordo Siena è stata per diversi anni al vertice della classifica del Sole 24 Ore sulle città più vivibili d'Italia. È chiaro che una città di 60.000 abitanti, dove c'era un ente che ogni anno rilasciava al territorio centinaia di milioni per iniziative, è chiaro che in questa città funzionava tutto, perché il Comune di Siena, che allora, non credo sia così, ma che in quegli anni erano dei comuni che aveva il più alto numero di forse il più comune col più alto numero di dipendenti per abitante d'Italia, se lo poteva permettere, perché alla fine dell'anno questa attività di questo comune, molto, che dava molti servizi ovviamente, avendo tanti dipendenti, i conti non sarebbero tornati, ma arrivava la fondazione che doveva giustamente dare soldi al territorio, e quindi c'era una ricchezza che in qualche maniera inflazionata dalla concentrazione unica in Italia, che la proprietà della banca era il 50% di una struttura fortemente interessata al territorio, che non doveva dare dividendi, ma in cui le risorse andavano investite sul territorio. Questo è stato un segreto, e poi questa crisi è andata in crisi. Questa crisi, io sono arrivato nel pieno di questa crisi e mi rendo conto che Siena non stava, Siena un concetto molto generale, insomma, non stava comprendendo che in realtà aveva già in casa la soluzione della crisi. E l'avere in casa era la tradizione di Sclavo, cioè di questo geniale rettore che all'inizio del Novecento, rettore dell'Università di Siena, intuì per primo come riuscire a produrre in maniera efficace, diciamo in maniera industriale, diremmo adesso, vaccini. I vaccini è un'idea, il medico di territorio, di famiglia scozzese, che scoprì l'idea dei vaccini, si chiama Jenner, è un signore a fine del Settecento, che si accorse che le donne che mungevano le mucche si ammalavano meno di vaiolo delle altre. Lui non capì esattamente che succedeva, ma intuì che succedeva qualcosa. Il vaiolo nasce come peste delle mucche, e si inventò il nome vaccini, perché ovviamente i farmaci hanno un nome latino, e in latino mucca si dice vacca, come in italiano, e quindi ecco perché vaccini, perché deriva dal fatto che lui faceva riferimento al nome latino delle mucche. Però lui nell'Ottocento, sì, cominciarono le campagne, però c'era molta difficoltà a capire come fare i vaccini. E invece questo geniale rettore del 1900 capì come fare, tanto è vero che l'uomo, uno dei uomini più importanti della storia della medicina,
perché ha debellato una malattia più tremenda che la poliomielite, Sabin. Quando Sabin, che era un ricercatore americano, mise a punto il vaccino, quello che tutti facciamo da piccoli per la poliomielite, venne a Siena e decise che solo a Siena c'erano le competenze per svilupparlo. E Sabin addirittura è stato per molti anni, negli anni 50 e 60, veniva a Siena, credo ci passasse molto tempo, perché non solo si era poi ovviamente innamorato del territorio della città, ma soprattutto riconosceva che proprio grazie al lavoro, a questo punto scravo non c'era più, ma insomma di quella dell'azienda che da lui era nata, era stato possibile realizzare il vaccino. Ecco, quindi la ricchezza Siena ce l'ha in casa. Ce l'aveva in casa, come, ovviamente c'ha tante cose, però diciamo un filone in un ragionamento molto quantitativo. Mi manca la componente dei servizi bancari. Certo. Con tutta la drammaticità, certo. Può compensare. Questo è l'altra partita, poi tutto il resto c'è e continua a esserci, però questo, a questo punto l'idea che mi venne fu, appunto, non solo a me, perché chiaramente ci fu un dibattito, una parte di Siena aveva, questo l'aveva compreso, e una parte, diciamo, del dibattito era proprio come possiamo portarla avanti, no? E la prima cosa da guardare erano capire le personalità, cioè se c'erano in questo territorio le persone giuste. E io credo ci sono, di cui ovviamente prima non viene in mente Rino Rappuoli, che è il classico senese, che è laureato all'Università di Siena, nonostante nella sua vita ha avuto, immagino, decine di proposte di lasciare Siena, sempre a Siena è rimasto ed è riuscito in questi anni a dare continuità, perché lui praticamente per i motivi della famiglia che ereditò la Sclavo negli anni 70-60, la Sclavo iniziò un lungo percorso di cambiamenti, se ne sono passati 5 cambiamenti, ma molto importante, lui è sempre stato protagonista, via via che poi diventava più avanti nella sua responsabilità, del dimostrare ai possibili nuovi investitori in quello che era stata Sclavo la qualità di ciò che si poteva fare qui. E non è un casuale che alcuni dei più ultimi vaccini importanti per l'umanità, viene in mente quello per la meningite, sono stati sviluppati proprio da lui e dal suo team a Siena, e questa cultura diffusa per una serie di motivi che derivano dagli errori commessi nel 2015 di non aver bloccato le iniziative dell'antitrust europeo che impedì a Glaxo di acquisire la parte dei vaccini influenzali. È il motivo per cui nel 2014 a Siena si producevano 80 milioni di dosi di vaccini per l'influenza, ma se ne producono zero, perché fu l'antitrust, ragionando della sanità, l'antitrust europeo come fossero vestiti o macchinette, applicò il concetto che Glaxo, che era già molto importante come produttore di vaccini per l'influenza, acquisendo Siena dalla Novartis, diventava un monopolista, che è un concetto giusto economico, ma quando si ha a che fare con la salute, la sanità, dal mio punto di vista, non può essere vista solo come un fenomeno economico. L'industria della salute è un pezzo del sistema sanitario, e l'abbiamo visto. Avere smantellato una certa industria della salute, l'abbiamo visto, sono mancate le mascherine, sono mancati, certo, i ventilatori. In questo momento abbiamo l'assurdo che il paese che ha la più grossa cultura europea insieme a Germania e del mondo sui vaccini non è in questo momento, e Siena in particolare, non è coinvolta nei temi dei vaccini Covid. Infatti ce ne siamo accorti. Che deriva tutto da questa scelta, e lui fu l'unica voce che si oppose, ovviamente, perché a quel punto né il governo centrale né altri governi si resero conto dell'impatto che questo aveva, perché cosa successe? Che molto di quel know-how su quel segmento si è disperso. Non è casuale, oggi tutti sanno il nome di Moderna, no? E tutti dicono Moderna è un'azienda americana. In realtà, se andate a vedere l'organigramma di Moderna, molti uomini chiave sono italiani, ed è gente che stava a Siena, che lasciò Siena in quegli anni perché Siena, poiché la Glaxo non poté acquisire quella parte, e quindi la Glaxo l'ha sviluppata in un'altra parte d'Europa, negli Stati Uniti, e questa gente se ne andò. Certo. Il know-how, il concetto di RNA messaggero è nato in parte a Siena, però ovviamente in quel momento, molti anni fa, no? Quindi, come dire, certe volte noi vedo delle, direbbero i veneti, delle baruffe chioggiotte, no? In certi temi minori, di una piccola cosa non la sposto qui, e invece nel 2015 io ero appena arrivato, non ero all'altezza di comprenderlo, poi non ero nessuno, oggi forse mi sarei battuto, ma allora non potevo, non avevo nessun ruolo. L'aver permesso all'antitrust di impedire che tutto il corpo della Sclavo, allora Novartis, passasse in Glaxo, avrebbe non solo mantenuto un tema senese, ma un tema nazionale.
Oggi noi abbiamo da mesi un dibattito che è passato in tonso da un governo all'altro. In questo momento abbiamo l'ex ministro del Tesoro, il dottor Tria, che si sta occupando di questo, del tema che tutti hanno capito, che l'Italia rischia a non avere le fabbriche. Ormai siamo entrati nel tema pandemia. Certo. Si ricorda quei giorni quando un anno e mezzo fa è scoppiato in Cina la pandemia e poi avete capito, abbiamo capito prima voi, poi tutto il resto della popolazione, che era un problema che poi avrebbe toccato tutto il mondo. Che giorni sono stati? Si ricorda la frenesia di quei giorni? Guardi, il dato più interessante è il 21 febbraio. Il 21 febbraio, molti lo sanno, è il giorno del paziente 1, 2, chiamiamolo di Codogno, no? Il giorno in cui per primo arriva questo paziente, con una persona atletica, uno faceva una maratona al mese, non casuale, perché le persone molto sportive sono molto più a rischio di infettarsi, tanto si vede i calciatori, per fortuna in genere se la cavano, sì, perché sono più certo. giovani, però perché chi è molto sportivo, chi è molto allenato, è immunodepresso, cosa che può colpire, ma se esageriamo l'età sportiva, il nostro organismo si debilita da un punto di vista, non quello fisico, ma quello dell'immunità. E questo arriva in ospedale, febbre a 41, e nessuno ci pensa, nonostante che da due settimane, no, da un mese, telegiornali, One, tutto chiuso. E lo rimandano a casa. Il medico di famiglia si impunta, dice, ma questo muore. E torna in ospedale, una giovane dottoressa, gli viene il dubbio, e poiché non poteva farlo in ospedale, gli piglia il sangue, lo manda, credo, al Sacco, insomma, un ospedale di Milano, dove dicono, fanno un'analisi genetica, quella che chiamiamo il famoso tampone molecolare, insomma, l'analisi genetica, e si accorgono che è uguale alla struttura genetica del famoso virus che i cinesi avevano già pubblicato da settimane su internet. E quindi parte il paziente zero. Il professor Apuoli, che stava lavorando con un team di ricercatori di TLS, il professor Apuoli prestato dalla sua attività come Glaxo, sull'uso degli anticorpi non ovviamente per il Covid, ma per la cura di un altro grosso problema della salute, che è quello della resistenza agli antibiotici, il 21 riunisce il suo team, poi mi telefona e dice, guarda, noi pensiamo che abbiamo messo a punto delle metodiche utili per estrarre anticorpi da persone guarite e industrializzarli e usarli come cura. E il concetto la parola etico, no? Sarebbe non etico se non ci poniamo il problema, quindi TLS è una struttura non profit. Il professor Apuoli su questa attività non lo faceva come azienda Glass, non lo faceva come persona, il dottor Apuoli non è remunerato da TLS, quindi lo fa come suo servizio a Siena, al paese, al mondo, ognuno decida poi le valutazioni delle persone, gli scienziati hanno poi delle motivazioni spesso che sono al di là della carriera, è proprio la motivazione di dare un contributo. E lui convinse tutto il team che era questo giusto e ovviamente eravamo d'accordo anche noi, quindi il 21 febbraio abbiamo iniziato con il concetto. Abbiamo forse messo a punto una metodica che potrebbe essere utile per identificare una cura. E da lì è partito tutto. Quindi la notizia di stampa del caso 1, che era l'evidenza, ora noi sappiamo che il Covid girava in Italia almeno dall'estate precedente, no? Ci sono questi studi fatti su pazienti che, di tutt'altre malattie che, di cui viene tenuto il sangue, no? In particolare su un gruppo di pazienti oncologici, che il sangue è tenuto per motivi dal loro studio e hanno trovato su pazienti ricoverati a Milano all'inizio dell'estate del 2019 che c'era già il Covid. Dopodiché a ottobre i medici di famiglia di Milano cominciano a segnalare alle ASL che c'erano molti casi di queste strane gravissime polmonite. Qui il tema, nessuno se li fila, usando un termine elegante, perché chiaramente l'input dei medici di famiglia era ormai poco importante nella sequenza della sanità. Spero che la sanità che stiamo ricostruendo, quello che il medico di famiglia conti di più, e se ti dice guarda che sto osservando sul territorio qualcosa, qualcuno si allarma. Certo. Perché cosa sarebbe cambiato? Perché se ci fossimo allarmati prima, probabilmente avremmo forse reagito prima e capito prima il tema del lockdown o comunque delle limitazioni, perché alla fine noi finora, fino all'inizio delle vaccinazioni, l'unica soluzione è stata quella. Certo. E fino a ottobre, novembre l'anno scorso, se lei chiedeva a dei tecnici, io sono diventato un po' tecnico, ma soprattutto i tecnici molto più importanti di me, gli hanno detto non è affatto sicuro che i vaccini riusciamo a farli in un anno. L'ultimo appunto il grande vaccino per l'umanità, quello contro la meningite. La meningite è una malattia tremenda. Che in Italia negli anni passati, in alcuni anni, ha fatto anche 150 morti e poi fa molta gente.
quella famosissima atleta paralimpica, Beba, ricordate com'è rovinata? E lei la meningite, lei non è morta, ma la meningite gli ha tolto entrambi gli arti superiori e inferiori, più tutte le ferite sono rimaste in viso. Quindi la tia tremenda, no? E il team di Napoli ci ha lavorato 10 anni per farlo e 5 anni per provarlo. Qui stiamo parlando di vaccini che sono stati fatti in 3-4 mesi e provati in 3-4. Questo è anche molto del problema. D'altra parte, la sanità spesso deve darsi dei rischi. Quindi in certi momenti il rischio di dire andiamo un po' più tranquilli è un rischio molto, 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 molto grave. Per cui, ad esempio, io capisco l'opinione pubblica, e il problema è l'opinione pubblica ha bisogno di certezze e noi, soprattutto in Europa, non le abbiamo date, perché le vicende intorno al vaccino AstraZeneca, io sono sessantenne, come è arrivato a me così, quindi da oggi mi posso prenotare e credo che il vaccino che mi faranno sarà AstraZeneca, e non è che mi rifiuto, ci mancherebbe altro, no? So benissimo che AstraZeneca ha caratteristiche, qualcuno migliore, qualcuno peggiore degli altri, ma va bene, è importante vaccinarsi, perché questo è la vera, vero presidio. Negli Stati Uniti non c'è stato questo dibattito, da noi invece c'è stato questo dibattito perché troppo spesso, troppa gente che ne capisce poco, che utilizza queste battaglie tipo Guelfi Ghibellini, no? Senza sapere di cosa parla, no? Però parla. E purtroppo abbiamo avuto che gli enti regolatori non hanno mantenuto quel tirone, perché quello che deve essere la barra è EMA, AIFA, le AIFA d'Europa, eccetera, rigide a dire noi che siamo responsabili pensiamo questo, punto, non accettiamo di discutere. Capisco che è difficile, perché quando tutti i capi delle agenzie sono sommissati da telefonate, dalla Van der Leyen, dal Presidente del Consiglio, da tutte le autorità, è chiaro che è difficile. Però questa è la differenza, no? Io infatti una volta tanto, io sono un grande europeista, devo dirmi, sono molto rimasto soddisfatto da quello ciò che ha fatto l'America e meno vista dell'Europa. Ripeto, l'America di Trump, un'America che dal punto di vista della comunicazione era l'anti-essere di quello che io penso di essere la politica e di come in maniera cialtrona veniva posto il tema della lotta. Ma nella sostanza il sistema governativo americano ha detto 3 cose. Primo, questa vicenda è federale. Nessun governatore degli Stati Uniti si è permesso di dire comprare i vaccini. Il governatore della California controlla un PIL superiore all'Italia, ma lui non ha mai detto, o il governatore di New York, o posso pigliare il governatore del Texas per pigliare i bipartisan. Nessuno ha detto mi compro i vaccini, perché è evidente che era una scelta centrale del governo federale che ci ha messo i soldi. Ci ha messo 20 miliardi, ma noi perdiamo il lockdown stretto, l'Europa perde 80 miliardi a settimana. Quindi avessimo noi risparmiato 3 giorni di lockdown, l'abbiamo già pagato quei 20 miliardi che il governo americano ha messo, con cui il governo americano ad esempio ha finanziato una megalitica fabbrica di Pfizer su tecnologia tedesca. Ovviamente ben pagati, la BioNTech fanno soldi a parate, ma perché? Perché la Pfizer non? Perché la Pfizer è una fabbrica in Europa, non ha avuto stimoli, anche perché la Pfizer aveva l'idea che probabilmente in Europa c'erano i produttori europei che si stavano preparando a fare i vaccini, di cui purtroppo alcuni hanno fallito, che è un tema grosso. E quindi non è stata stimolata a fare, perché lei ovviamente, come se li dava il governo, se l'Europa diceva fai le fabbriche, come le fa così, l'avrebbe fatta. La fabbrica di Kalamazoo nel Michigan fa 4 milioni di dosi al giorno. Cioè in 15 giorni farebbe tutto quello che serve all'Italia, certo. E saremmo fuori da tutto, no? Certo. Ne fa 4 milioni al giorno. E Moderna, che non ha proprie fabbriche, ha però 3 aziende di terzisti, molto qualificati, perché sta roba è difficile da fabbricare, che sono stati anche loro finanziati. Quindi noi invece siamo preoccupati di fare tanti ordini, addirittura per come le cose vanno lette. Vi ricordate che a gennaio, vi racconto questo perché è anche un'occasione per dare un'idea poi su Siena cosa significa questa cultura, perché io dico queste cose perché è una cultura che esprime il territorio, cioè Siena stessi a Siena, queste cose non le saprei. Cioè qui c'è una cultura diffusa, ci sono decine di persone che queste cose le sanno. Ma anche se io vado a vedere gli uomini che in giro per il mondo ne capiscono questa roba, molti sono passati da Siena, non necessariamente italiani, ma è gente che negli ultimi 40 anni è passata da Siena. Veniamo al ruolo di Confindustria, abbiamo veramente pochissimi minuti, anche certo. Se forse di Confindustria, visto che siamo anche proprio qua all'interno della sede, ci sarebbe da parlare un'altra ora, però certo. Abbiamo veramente pochi minuti, 2 domande in una. Il primo, l'ha detto anche lei nelle prime interviste che ha rilasciato, ossia quanto sarà importante il suo ruolo, visto che poi rappresenta anche le scienze della vita, e ha proprio detto farà da carro trainante anche per le altre industrie del territorio. Poi la seconda invece, visto anche quest'altro ruolo, come fa a gestire la sua quotidianità? Certo. Chiudiamo con questo. Cominciamo la prima. La prima
importante che Confindustria Toscana Sud ha il fatto positivo che è una logica di tre strutture che lavorano insieme, quindi sono tre territori geograficamente vicini, con forte diversità, Grosseto, Siena, Arezza, che stanno insieme. Quindi siamo in tre persone, Francesco Bernini, che è un grande industriale del mondo dell'informatica, io per Arezzo, io per Siena, e un collega che gestisce uno dei più grandi impianti chimici in Toscana, in Italia, che produce materie prime chimiche, che è Francesco Pacini. Quello che dicevo io a queste cose è che tutto il sud della Toscana, e in particolare Siena, può vedere le scienze della vita nel senso più ampio. Scienza della vita per me parte dall'agriturismo, dal vino buono, dal fatto di estrarre dal campo prodotti. La più importante azienda italiana, è una delle prime tre europee che fa prodotti naturali, si chiama Aboca, che sta ad Arezzo, che produce, quindi, ed è ovviamente un importante associato di Confindustria del nostro territorio, che ha 3.000 ettari fra la provincia di Arezzo e un pezzettino in Umbria, da cui estrae, 2.000 di questi, estrae le materie prime per fare i suoi farmaci. Il farmaco per la tosse più venduto in Italia, che si chiama Green Tuss, che metà dell'antitosse in Italia è Green Tuss, è prodotto da stanze naturali di aboca, fatte dai campi. Se lei va alla fabbrica di Jacob, alla terra prima, arrivano tutta questa quantità enorme di erbe, di camomille, che vengono lavorate come fosse giunta farmaceutica. Poi da lì si va all'industria biotecnologica, anticorpi, vaccini, poi c'è tutto il tema di altre industrie farmaceutiche, e poi c'è il tema dell'industria delle apparecchiature medicali, quelli che fanno i test, ad esempio, importanti industrie che fanno i test per gli esami del sangue e proprio anche del Covid. Poi le aziende che progettano. Noi abbiamo importanti aziende che progettano le fabbriche per fare i farmaci, aziende che fanno i servizi collaterali, abbiamo aziende che fanno i famosi frigoriferi a meno 80 gradi, che fanno anche frigoriferi per altre cose, ma che in questo momento sono specializzate a questi famosi meno 80 per il famoso problema, certo, dei vaccini. Quindi, e poi da questo qui arrivo fin dall'altra parte, che è l'industria delle terme, quindi insomma, nel nostro territorio ci sono zone che sono state grandi centri delle terme di massa, penso a Chianciano, che probabilmente può essere così, c'è tutto un discorso di terme collegato al concetto di wellness, ed è tutto un continuo, cioè riuscire ad affermare questo continuo, di cui ovviamente in questo momento il discorso sugli anticorpi, il discorso sulla cura del Covid è talmente evocativo che aiuta, ma non però solo vedere scienza vita in senso molto lato, perché poi vuol dire che ad esempio se faremo nuovi impianti, come stiamo fabbricando nuovi impianti, alcuni nostri associati stanno fabbricando nuove fabbriche, e questo è lavoro per chi fa il lavoro edile, ma però non solo un lavoro edile fare i muri, ma fare anche muri di posti complicati, perché un muro dentro un'azienda che ha avere impianti complicati, quindi fare ad esempio consorsi fra le nostre associate, sia quelle che fanno, chiamiamo i muri, ma quelle che fanno l'impiantistica, quindi creare dei modelli di chiavi in mano, fabbrica chiavi in mano di prodotti per la salute. Il modello di aziende di software, noi vicino a noi stiamo favorendo la nascita di SciHub, questo consorzio di aziende di intelligenza artificiale. Abbiamo molte aziende di software molto interessanti nel territorio Toscana Sud, in provincia di Siena, in provincia di Arezzo soprattutto. Abbiamo tutta una tematica di agricoltura di un certo tipo nel Grossetano, cioè è questo il pacchetto, dove ci stanno entrare quasi tutti, perché io abito a San Gimignano, qui nel cuore del distretto dei Camper. Io da quando abito a San Gimignano, il problema è il distretto dei Camper è in crisi. Da un anno non è più così, perché il cambiamento epocale della vita, gli italiani non solo, stanno scoprendo gli europei il camper come metodo alternativo. Il camper è ovviamente più camper, un po' meno albergo, quindi c'è tutta una tematica. Qui in questo momento il camper è in boom. Cosa c'entra il camper con la scienza vita? C'entra perché veramente la motivazione dell'italiano, del tedesco che compra il camper, è perché nella nuova percezione della vita che gli deriva da vivere con il Covid, quindi questo senso è il senso ampio. E a me fa molto piacere che mi ha proposto questo. Devo dire che all'inizio mi poneva il problema della sua seconda domanda, della compatibilità, anche perché io ho anche un'attività personale e professionale, sempre nel campo della salute, a cui devo dedicare una parte del mio tempo. No? Però, diciamo, intanto, proprio la cosa importante è che Confindustria Siena è in un sistema che è una squadra. Siamo in tre, di cui Francesco Bernini di Arezzo è il primus inter pares. Siamo in tre che dobbiamo seguire. Abbiamo un certo numero importante di collaboratori che si danno da fare, e quindi l'idea della squadra che può funzionare. Noi abbiamo circa 800 iscritti fra Arezzo, Siena e Grosseto, quindi una Confindustria di un certo, non è la più grande d'Italia, ma neanche la più piccola, fra l'altro un territorio geograficamente esteso,
per fortuna un territorio non molto densamente popolato, questo quindi dà anche dei vantaggi in questo momento da questo punto di vista, no? Dove le strutture, dove abbiamo pochi problemi, ad esempio di strutture produttive con un passato di forte inquinamento. Quindi questo vuol dire che noi possiamo anche inserirci in un tema che è legato alla vita, che è il tema dell'industria verde, cioè dell'industria che fa tutt'altra roba, ma che si pone il problema di entrare in questo ciclo. Quindi ha valutato i pro e i contro e alla fine ha deciso di mettersi in gioco. Certamente, era solo pro, il mio unico contro è se ho abbastanza tempo. E ho pensato che, poiché c'è questa squadra, il tempo da dedicare, magari molto focalizzato, lo trovo. Grazie, grazie mille per questa lunga chiacchierata e buon lavoro. Grazie mille a voi.